Devo dire che mi sento un po'. Tutti noi ci sentiamo un po'. Poi io di mestiere faccio l'attore, mi piace stare in mezzo alla gente, non avere il contatto, non... questa cosa qui mi manca. Quando uno ti dice che la roba è proibita, a tutti monti un lavoro, tosso. Poi in Italia è vietato, le folle oceaniche, c'è scritto alt, per noi vuol dire avanti, baracca. Quando ci dicono di fare una roba, per noi è fatica, poi abbiamo un'ignorantezza addosso che... Ma anche le cose più pericolose, come per esempio il traliccio dell'alta tensione, che c'è la targhettina. Attenzione, chi tocca i fili muore. Non vi è mai venuta voglia di dare una picciatina appena appena per sentire. Oppure all'autogrill, che c'è il cartello. Non comprate oggetti dagli sconosciuti, che vai nel parcheggio, dottore, accatto un videoregistratore. Tu lo sai che è una fregatura. In questi casi qui, di chi è la colpa? Di quello che ti ha avvisato, non mangiare che morirai. Di quello che ha fisso la targhettina. No, in questo caso qui, la pena è automatica. Causa ed effetto. Mangi piccante. Ti si brucia il culo. E allora ho pensato di fare un spettacolo video preso da uno spettacolo teatrale che si intitola La Bibbia, raccontata nel modo di Paolo Cevoli. Nella Bibbia si parla di un argomento che è molto attuale, tra le altre cose, che è la paura, o meglio, come si dice in romagnolo, la pavura. E nella Bibbia come viene trattata? Che il protagonista principale, o uno dei... Il Padre Eterno, quando incontra le persone, gli dice sempre non avere paura, non abbiate paura, non temere, a cominciare da Adamo, Abramo, Mosè, Gesù stesso, ma anche Maria. Quando Dio ha detto che lo voleva sposare, che Gesù sarebbe nato, gli ha detto non temere, non avere paura. E così. Un bel giorno il Padre Eterno, dall'alto del suo palazzo celeste, guardò giù sulla terra e vide una fanciulla meravigliosa. Bellissima, ma non ci andò di persona, no. Per discrezione o forse per timidezza mandò un messaggero. Chiamò un suo collaboratore. Gabri! Perfino l'angelo quanto va dalla Madonna, l'angelo prima cosa gli dice non aver paura. Tu mi conosci da tempo, no? Quindi. Allora, io mi sono innamorato di una, ma ho preso una scuffia, una roba che io. E la Madonna, bravo, proprio di lei ti volevo parlare. E così ho pensato di fare questo spettacolo da venire nelle vostre case. La Bibbia, che è il libro dei libri, e questo invece è il video dei videi, plurale, logicamente. Quindi aspettatemi che ci saranno delle sorprese. Vengo nelle vostre case con degli altri videi a raccontarvi la storia della Bibbia. Ci siamo qui! La colpa è che tu hai preso la mela dal diavolo e me l'hai data a me! Tu potevi non prenderla! Quando ho raccontato questo episodio a mia moglie, sapete cosa mi ha detto? Beh, perché non è vero! Aspettatemi che ci organizziamo di metterlo sulla rete come i Romagnoli Dop, che speriamo a presto di girare la seconda serie. E tutto questo perché io vorrei venire nelle vostre case. Lì. Asvedem.